Ciao a tutti! Domenica pomeriggio mi sono chiusa in camera da sola, le bimbe sono al piano di sotto, non sanno che sto facendo questo video, altrimenti creerebbero un casino e oggi non ho proprio le forze perché siamo appena tornati dal Texas, perché ho una marea di lavatrici da fare e sto facendo le pulizie di primavera, quindi tantissimi impegni, adesso loro andranno in vacanza perché qui c'è lo spring break e allora ho detto ok, voi guardate un bel film con Papino e io mi sono nascosta in camera da letto perché voglio fare, come vi avevo promesso, l'unboxing video del mio nuovo Stitch Fix che è arrivato ieri. Quindi sono 24 ore che è all'ingresso vicino alla porta e non l'ho aperto, giuro, guardate intatto. Io sono curiosissima, infatti sono sorpresa di me stessa e fiera di me stessa perché sono riuscita a non aprirlo, proprio perché volevo fare questo video con voi, aprirlo con voi. Per chi non mi conosce ancora, vi spiego brevemente chi sono, che cosa faccio. Meet & Middle One è il nome del mio blog. Su questo blog scrivo un po' quella che è la mia vita di tutti i giorni, quindi la vita di una mamma italiana con tre bimbe e di 9, 6 e quasi 3 anni, che vive in America da 3 anni per questa lunga esperienza qui negli Stati Uniti. Quindi condivido tutte quelle che sono le mie avventure, esperienze, quotidiano. Stitch Fix è un brand che praticamente online, su cui si può ordinare scegliendo quindi lo stile, scegliendo quando farsi arrivare la spedizione, quindi ogni 15 giorni, ogni settimana, una volta al mese, due volte al mese, insomma. E tu non sai che cosa ti mandano, quindi a differenza di quello italiano che credo si chiami Bantoa o qualcosa del genere, su Bantoa tu scegli cosa ordini e quindi sai cosa ti arriva. Stitch Fix invece ti manda una scatola a sorpresa, tu compili un questionario su cui indichi i tuoi gusti orientativamente, i tuoi colori preferiti o cose del genere, il tuo stile, e loro provano ad indovinare le tue esigenze, i tuoi desideri. Adesso questo credo sia il quarto che mi arrivi e puoi rimandare tutto indietro comodamente lasciando lo scatolo fuori casa, il postino arriva, prenoti il ritiro del pacco online, il postino il giorno dopo arriva, lo prende e lo porta via e non paghi nulla, paghi solo ciò che scegli di acquistare tranquillamente online, figuriamoci. E questa non è una pubblicità, cioè loro no, io sono semplicemente una cliente, però visto che nel mio blog e nei miei video che trovate sul mio canale YouTube Meet & Middle One condivido le mie esperienze, questa fa parte delle mie esperienze, quindi voglio vedere. Andiamo ad aprire la scatola, vediamo che cosa mi hanno mandato. Infatti mi sentono le bimbe. La scatola si presenta così, vediamo un po'. Solita cartolina, nella cartolina cosa metto? Ti danno delle indicazioni su come abbinare questi capi che ti inviano nella box. Si creano degli outfit, si vede? E che tu quindi puoi scegliere poi di abbinare con capi che hai già nel tuo guardaroba. Questo dovrebbe essere una box primaverile. Qui c'è la ricevuta, quindi con i prezzi di ciascun capo, che poi andremo a vedere singolarmente. Mettiamo così, così è più semplice. Che cos'è questo coso? È un vestitino. Non è assolutamente il mio genere. Non mi fanno impazzire questi colori e queste tinte. Assolutamente no, non mi piace. Il tessuto è elastico, è tipo elasticizzato. Che taglia mi hanno mandato? Una S. Una S a me sembra anche grande, perché le taglie americane sono più grandi delle nostre. Tipo la S, io in Italia sono tra la S e la M, e qui la S mi va grande, perché sono più grandi. Allora, questo è il vestito, guardate, io direi pollice basso, non mi piace, no. Quindi sicuramente questo lo mandiamo indietro. Vediamo, questo cos'è? Un
Top. Non è male, ma anche questo mi sembra così grande. E la tinta è carina, la fantasia è carina, anche il blu con il giallo che qui va molto. E non è male, guardate. Però questo non è male, vedremo poi se il prezzo sarà un prezzo, diciamo, equo, un prezzo giusto per questo, per la qualità. La qualità di solito è buona e si alternano. Alcuni capi sono di ottima qualità e altri qualità inferiore. Di solito i pantaloni, questo è un pantalone che è di Stitch Fix, è a vita alta, è tipo jeans elasticizzato e mi trovo molto bene. E di solito i pantaloni sono di buona qualità. Questo top non è male, quindi questo mettiamo in forse, perché non mi dispiace. Questo che cos'è? È una pochette, guardate. Il colore è molto carino, non lo uso tanto questo colore, non lo utilizzo. Questo è il colore preferito della mia carissima amica Elena. E ovviamente ha questa dentro, alla catena. Non la apro perché devo prima capire se acquistarla o se rimandarla indietro. Non è che mi fa proprio impazzire, non so se l'avessi trovata in un negozio, non so se l'avrei acquistata, però non è male. Anche questa, secondo me, su questa ci si può pensare. Ci si può fare un pensierino. Guardate, ha questo intreccio qui davanti. Non è male. No, ok. E anche questo. E questo potrebbe essere con un jeans, uno short, comunque un sandalo basso color cuoio. Non è male, anche queste in forse. Vediamo che altro mi hanno mandato qua. Che cos'è questo? Una shirt, una hoodie. È una magliettina pesante, nera, di tessuto, penso sia cotone. No, mi aspettavo molto di più, sinceramente. Mi aspettavo dei vestitini fiorati, colorati, anche perché io avevo selezionato Spring, quindi sì, dalle foto che avevo visto su Facebook e su Instagram, perché ovviamente lo seguo, e mi aspettavo dei vestitini con una giacchina di jeans, una pochette, non una felpa di cotone, che è vero che per la mezza stagione potrebbe essere utile, però questo è veramente, cioè, no, 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 no. Guardate, semplicissima, non è brutta, anzi è carina, però non, cioè, se mi serve una felpa me la vado a comprare così. No, ma non mi serve nemmeno, no, non mi piace. No, questa decisamente no, insieme al vestito la rimandiamo sicuramente indietro. Vediamo cos'altro mi hanno mandato. Anche questa è carina, però non è il mio genere. Io questa cosa non me la metto. Carina, non è brutta. Guardate. No, questo Stitch Fix non mi ha proprio entusiasmata Cotone, tantissimo. jeansato con la zip, con il polsino e il colletto e la fascia, così no, non preferisco. La giacca di jeans mi piace, ne ho un paio, mi piacciono perché mi piacciono sui vestitini, ma questa proprio. No, non mi Allora, piace. vediamo. Hi, Annalisa, thanks for letting us style. We hope you love it. I don't think so. Clutch sarebbe la borsina, 38 dollari, e non è un prezzo eccessivo, non è un prezzo esagerato per la clutch. Quindi questa è probabile che la teniamo, però ci penso ancora. Quindi la borsina, 38 dollari. Black pullover, hooded pullover, 68 68 dollari per dollari. questa felpona che in Virginia il tempo non ha, qui non ci sono le mezze stagioni,
Cioè, se finisce l'inverno abbiamo al massimo 2 settimane di tempo primaverile, ma poi scoppia il caldo, quindi questa felpa così, poi pesante, questa assolutamente no, decisamente tanto. Questo vestitino io non lo metto nemmeno per dormire, perché ripeto, non è brutto, ma non è il mio genere, non sono i colori che piacciono a me e non credo mi stia neanche bene. Quindi questo sicuramente no, vediamo quanto costa. 48 dollari per questo cosino che secondo me in Italia in un mercato lo trovo a 10 euro. No, vediamo la giacchina bomber jacket, questo bomberino di jeans. Che anche questo non è brutto, ma non è il mio genere, non lo metterei proprio mai. Questo costa anche questo 68 dollari. Quindi questa volta non mi hanno mandato pantaloni. La novità è la borsina, è la prima volta che mi mandano una borsa, una pochette. E credo che terrò soltanto la pochette. Ah, il top! Dobbiamo vedere quanto costa il top, che è carino. Questo qui. Questo è molto carino, adesso forse me lo provo pure. Vediamo. Wow, neck tank top 28 dollari. Il prezzo è buono. Ripeto, mi sembra anche fatto bene. È un tessuto bellissimo. Devo solo capire se è troppo grande, troppo largo, è un po' loose qui, che non fa male, perché così copriamo la pancina e i rotolini. Però se la misura va bene e mi calza bene, questo credo proprio che lo prendiamo. Quindi, ricapitolando, penso proprio che terrò il top e la clutch, la borsina. Quindi 38 più 28. Sì. Poi loro mi fanno sempre uno sconto. Perché su ogni acquisto ti scalano praticamente 20 dollari. Sì. E se acquisti tutti, ti fanno un ulteriore discount del 25%. Se compri tutti i capi, se acquisti tutti i capi che loro ti mandano nella box, ti fanno un ulteriore sconto del 25%. Quindi, se io scegliessi di acquistare tutti e 5 i capi, il totale sarebbe 250 dollari. Però con il 25%, quindi buy 5 discount 25% off meno 62, il totale sarebbe 167,50. Io soltanto la prima volta acquistai tutto perché mi mandarono cose veramente molto carine. E visto che avevo scelto di acquistare il jeans e una blusa, e il totale era solo per queste due cose 130-140 dollari. Se invece avessi acquistato tutto, avrei pagato 160, ovviamente ho acquistato tutto, anche se le altre due o tre cosine non erano proprio perfette, però non mi conveniva per 30 dollari, ovviamente. Perdere quel discount, perché qui negli Stati Uniti con questa storia del discount ti fanno acquistare di tutto, anche ciò che non vuoi, ciò che non ti serve. È proprio un meccanismo psicologico e ci si casca molto facilmente. Io cerco di stare attenta, però è facile cascare sulla storia del discount, del coupon. Sono bravissimi, In quindi scriverò questo. anche una nota alla stilista e le dirò: guarda, mi sa che tu di me non hai capito proprio niente. Eppure le ho scritto, sono italiana, sono molto picky, che significa sono molto puntigliosa, perché qui hanno uno stile completamente diverso da noi. Voi non immaginate agli Stati Uniti come a New York e basta. New York è una cosa a parte, è come dire, sono andata a Roma e ho visto tutta l'Italia e ho conosciuto gli italiani. No, perché così come in Italia, New York è un mondo a parte,
E a New York c'è ovviamente, ci sono le persone che si vestono sempre bene, persone che lavorano nei mega grattacieli, e la moda newyorkese è famosissima, ma tutto il resto degli Stati Uniti è un'altra cosa, è un altro mondo. Ed è così per l'abbigliamento, è così per le macchine, è così per i negozi alimentari. Infatti c'è chi mi scrive su YouTube: "Ah, sai, le cose che tu non trovi lì, e io a New York le trovo, ma grazie che a New York le trovi. New York è una mega, 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 mega metropoli. È ovvio che ci sia di più di tutto." Quindi abbiamo finito con il nostro Stitch Fix di oggi, aspettiamo il prossimo, vediamo che cosa mi mandano. E se avete la curiosità di vedere altri miei video, andate sul mio canale YouTube, sbirciate, ci sono video in cui faccio la spesa con voi, tante altre curiosità e avventure, cose simpatiche. E non dimenticate di iscrivervi, così riceverete sempre la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, quando riesco a pubblicare un nuovo video. E date una sbirciata anche al mio blog www.meetthemiddleone.com, in cui parlo della mia famiglia, delle mie bimbe, della mia vita da mamma, di queste avventure che sto vivendo qui negli Stati Uniti. E si parla di cucina, quindi anche ricette italiane e ricette americane. E home decor, se vi piace l'arredamento. Questo è il mio stile, questa cassettiera rappresenta molto il mio stile ed è una delle cose di cui vado più fiera perché l'ho ristrutturata, ridipinta tutta io da sola e l'ho acquistata per 50 dollari in un garage sale, perché un'altra cosa simpaticissima che io adoro, che fanno qui negli Stati Uniti, è il garage sale. Quindi queste vendite, queste svendite, svuota garage, svuota cantine, svuota case, perché gli americani hanno una marea di cose dentro casa, e si fanno degli ottimi affari. Questa era mezza rotta, marrone, aveva gli angoli tutti smussati. E l'ho presa una mattina quando ero uscita con Giulia per comprare il latte. Sono tornata con questa cassettiera e mi sono divertita tantissimo a ristrutturarla. E con una pasta modellante ho praticamente aggiustato tutti gli angoli e poi ho scelto di dipingerla con questo light blue, questo colore, questo celestino chiaro, che è un colore che mi piace tantissimo e poi stava molto bene nella mia camera da letto. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao!